15-0, un risultato che parla da solo. I giovanissimi di Giampaolo Piano si abbattono come un uragano sui Parietà Ottanesi e cominciano alla grande il campionato provinciale. Troppo netto il divario tra le due squadre per esprimere un giudizio sulla prova dei ragazzi di casa. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, i verdeazzurri saranno protagonisti della stagione. Ora in campo con Marchesini, Mou, Loddo, Gungui, Pireddu, Tiloca, Pidedda, Muredda, Zamburu, Forno e Meloni. Melograno che risponde con Brasusso, Gioangiui, Muraffa, Smarras, Maulu, Ciliperti, Fenudi, Denti e Lai, arbitra Coi di Nuoro. Si capisce subito che sarà una partita a senso unico. Il primo gol arriva però dopo 7 minuti al termine di un'azione rocambolesca in cui diversi giocatori provano inutilmente a metterla dentro prima che Forno sblocchi il risultato calciando di sinistro. Il 2-0 nasce da uno spunto di Pireda ben finalizzato da Zamburu da posizione defilata. Solita azione in zona centrale, Gungui impegna severamente la difesa. Poco dopo ancora Forno vicino alla marcatura, ma il palo respinge il tiro. Bel lancio di Zamburu per Pireda e anche il numero 7 oranese festeggia il gol. Due minuti ancora Forno fa la barba al palo da ottima posizione. Al 23esimo Zamburu sigla il 4-0, sorprendendo il portiere con un tiro angolato. Gli ottanesi non riescono a uscire dall'aria, qui Brasu salva ancora in tuffo. Sul successivo angolo Zamburu tocca per Muredda che firma la rete del 5-0. Pireda per Zamburu, ancora il portiere para in tuffo. Poco dopo l'arbitro annulla un gol a Meloni per una spinta sugli sviluppi di un corner. Ancora Zamburu in evidenza, conclusione parata senza problemi. Alla mezz'ora arriva la sesta rete, ancora per merito di Muredda, freddo sotto misura. Lo stesso numero 8 si ripete pochi istanti più tardi, scaraventando in porta una palla vagante. L'unico spunto degli ospiti nasce da un disimpegno di Marchesini, con Mure e Fenudi che non ne approfittano. Gungui libera con un passaggio filtrante Zamburu, che mette dentro l'8-0. Prima del riposo Muredda firma ancora la nona rete, dopo aver centrato la traversa. Altri due tentativi senza esito chiudono la prima frazione, un autentico tiro al bersaglio. Nella ripresa Lorani fa entrare anche Pintus, Campus, Prundus, Siri, Suddu e Bassu. Al terzo Zamburu ne fa un'altra con un bel tiro dalla destra. Campus ispira l'azione dell'undicesimo gol, segnato da Forno al settimo. La traversa respinge ancora un tiro dalla distanza, all'undicesimo. Mentre al quattordicesimo il portiere annega in maniera miracolosa il gol al solito Zamburu. Al sedicesimo Forno serve Basciu che calcia le stelle. Melograno vicino al gol della bandiera con Fenudi, ma un difensore salva sulla linea. Zamburu porta a spasso la difesa, poi Brundu manca di poco la dodicesima rete, che arriva poco dopo con un sinistro angolato. Ancora Brasu bravo a volare per evitare un altro gol, al 25esimo. Nulla può invece sul colpo di testa di Campos sul suo angolo dalla destra, 13-0. Il portiere si ripete poco dopo, ma viene superato ancora da Brundu con un tiro potente, per la 14esima volta. L'ultima rete porta la firma di Bassu. Il triplice fischio finale è una liberazione per il Melograno.